forma l'artista britannica Tracy Emin con Waiting to Love. Nell'anno dell'Expo, il critico d'arte Ludovico Pratesi indaga il rapporto tra arte e cibo. Zero Calcare e Gipi sono solo due dei grandi nomi di Arfi, festival di fumetti. Al cinema esce nelle sale The Tribe, l'esperimento russo girato nel linguaggio dei segni. Francesco Leto è l'autore di questa settimana, che ci parla del suo Il cielo resta quello. Ed eccoci di nuovo insieme con il Musa TV. Waiting to Love è il titolo della mostra di Tracy Emin alla Galleria Lawson O'Neill a Roma. L'artista britannica usa il suo corpo come soggetto per i quadri, sculture e ricami di grandi dimensioni. Noi siamo andati a intervistarla. Sentiamola. Prendendo spunto da esperienze personali ed usando spesso il proprio corpo come soggetto, l'artista britannica Tracy Emin ritrae scene intime con una sincerità insistita e cruda, che rasenta la pornografia. Eppure le sue storie ed i suoi autoritratti, confessioni né tragiche né sentimentali, creano un'intimità lirica con il pubblico, lontana dal voyeurismo. Waiting to Love è il titolo della mostra alla Galleria Lawson O'Neill di Roma, dove la Emin presenta gli esiti più recenti della sua ricerca: dipinti inediti, sculture in basso rilievo, neon, ricami di grandi dimensioni e una nuova serie di lavori su carta. Aspettare l'amore ha un significato positivo e non negativo, di apertura all'amore e alla vita. Tracy Emin, artista tra le più significative della scena artistica contemporanea, è stata consacrata recentemente con la nuova installazione del celebre My Bed alla Tate Britain, accanto alle opere di Francis Bacon. Qual è il rapporto tra arte e cibo? Nell'anno dell'Expo dedicata a questo tema, il critico d'arte Ludovico Pratesi ci fa entrare nelle tele dei più affascinanti grandi artisti che hanno celebrato il cibo nei loro capolavori. Sentiamolo. Quest'anno l'Expo è dedicata al cibo, importante per l'Italia e anche per il mondo. Ma l'argomento non è nuovo. Il cibo ha infatti una grande storia, soprattutto all'interno dell'arte. Qual è il rapporto tra arte e cibo e perché tanti artisti hanno scelto di inserire nelle loro opere frutta, ortaggi, pietanze? Lo abbiamo chiesto al noto critico d'arte Ludovico Pratesi, che nel suo viaggio dal Rinascimento all'arte contemporanea parte dal grande Arcimboldo. L'itinerario è estremamente variegato e composito, ma comincia con un'opera molto importante per il nostro discorso. Forse la prima vera opera in cui il cibo è totalmente protagonista, ma per rappresentare in realtà qualcos'altro. Mi riferisco ad un dipinto del 1590 del grande pittore Giuseppe Arcimboldi, detto l'Arcimboldo, un personaggio molto singolare ed estremamente significativo proprio perché ha utilizzato il cibo per rappresentare altro. Alle mie spalle vedete uno dei suoi capolavori, si chiama L'Ortolano ed è conservato in un museo di Cremona. Questo quadro in realtà rappresenta due cose diverse. Lo vediamo qui, una ciotola piena di ortaggi, cipolle, carote, sedani, porri. Questo è in realtà il vero senso dell'opera, far vedere, rappresentare il volto di un ortolano, di qualcuno che appunto tutti i giorni ha a che fare con gli ortaggi per venderli. Ma in realtà, come vedete, questo volto non è esattamente il vero soggetto dell'opera, perché basta capovolgerla e l'opera rivela in realtà un altro significato, un altro senso. In realtà, appunto, Arcimboldo ha voluto descrivere con questo dipinto la possibilità della pittura e dell'arte di rappresentare qualcosa di diverso, di creare uno spiazzamento nell'osservatore. Anche il mondo raffinato dell'arte fiamminga dei grandi mercati olandesi si è lasciato affascinare dalla natura morta. Il quadro che vediamo è di un grande maestro della natura morta olandese, si chiama Willem Kalf. Purtroppo nessun dipinto è conservato in una galleria italiana, ma è un grandissimo pittore. Un pittore appunto che ci fa vedere come in realtà la natura morta, nel passaggio dall'Italia alla Fiandra, cambia genere ma non significato. Gli oggetti sono tutti luminosi, delle bellissime brocche d'argento e d'oro, dei limoni sbucciati, degli aranci, un meraviglioso piatto di ceramica di Delft, oggetti molto lussuosi, oggetti ricchi, oggetti che i mercanti olandesi vendevano appunto in tutta Europa.
dal lusso delle Fiandre al sud, in Spagna, dove un monaco dell'Andalusia, Juan Sánchez Cotán, dipinge la cucina dei monaci umile e rigorosa, al contadino che mangia una zuppa di fagioli nella sua modesta cucina dipinto dal Carracci. Fino ad arrivare all'impressionismo, in cui la natura morta comincia a perdere la centralità dell'opera, per arrivare all'arte contemporanea, in cui Marina Abramović dà al cibo un valore sociale. In questo video, appunto chiamato The Onion, Marina Abramović nel 1996 mangia una cipolla e mangiando questa cipolla appunto fa delle smorfie, si riempie il viso di lacrime appunto. Qui il cibo non è più qualcosa di trionfante, ma qualcosa di doloroso. Siamo negli anni appunto della grande lotta sociale, dopo il 68, il mondo sta cambiando e quindi l'artista non è più trionfante come nel caso di Andy Warhol o di Wesselman, è invece un artista appunto che soffre, che si pone delle domande e delle questioni. Roma ARF, il primo festival di storie, segni e disegni con dei grandi fumettisti come Zero Calcare e Gipi. Vediamo. Sbarca a Roma la prima edizione di ARF, il festival dedicato alla narrazione per immagini. Fumetto, illustrazione, graphic novel. Per la prima volta una rassegna del linguaggio per immagini viene ideata ed organizzata dagli autori stessi per riportare nella capitale un festival che metta di nuovo al centro gli autori, gli editori e soprattutto i lettori. È una cosa nuova, è una cosa diversa perché insomma sempre di più gli autori diventano protagonisti di questo linguaggio. Un tempo erano i personaggi i protagonisti, adesso sono veramente gli autori. Uno compra i libri di Gipi e di Zero Calcare, come si continuano a comprare Tex, ovviamente, Spider-Man. 3 giorni di attività dalle 10 alle 20 con più di 70 fra i migliori fumettisti italiani, tra cui spiccano nomi come Davide De Cubellis, Zero Calcare, neocandidato al premio Strega e Gipi, che espone le tavole inedite del prossimo libro ed ha realizzato il manifesto ufficiale del festival. Mi sembra sempre di più riconosciuto come un linguaggio e non come un genere, quindi in quanto linguaggio capace di affrontare praticamente qualsiasi genere, dal saggio al romanzo, alla fantascienza, eccetera. E questa cosa, man mano che viene capita, ovviamente allarga i bacini, allarga gli spazi sia di mercato ma proprio di lettura e di lettori. Il personaggio che ancora non è stato creato, che ti piacerebbe identificare, definire attraverso le immagini? Lavorerò a Roma con i superpoteri che stermina tutta la borghesia senza pietà. Sbarcato a Lampedusa che arriva in Italia e fa... Per lo sbarcato a Lampedusa qualcuno che ha un minimo di compassione lo trovi, capito? Qual è la differenza tra il trattare un tema anche delicato attraverso questa forma di linguaggio e invece attraverso invece la scrittura o altre forme di comunicazione, secondo te? Domanda da 100 milioni di dollari. Le possibilità del disegno sono infinite, in realtà anche quelle della scrittura. Probabilmente il disegno ti dà un aggancio più vincolato per l'immaginare quello che viene narrato, visto che c'è anche la componente visiva, se vogliamo. Io quando racconto le cose mie nei miei libri le faccio accadere a una figurina di carta che ha una stilizzazione e una leggerezza che fanno sì che si scarichi di drammaticità e quindi può fare tutto quello che gli accade in sostanza. In letteratura sarebbe tutto molto più pesante. È uno schermo il fumetto. Dopo il ritorno sul grande schermo in Nessuno si salva da solo e tanti progetti teatrali, Massimo Ciavarro in versione scrittore si mette a nudo in La forza di cambiare. Lo abbiamo sentito nel nostro Musa People. Vediamo. Lo stile è diretto, così sincero da essere crudo, eppure allo stesso tempo così semplice che sembra quasi di sentire un amico raccontare delle storie incredibili. Massimo Ciavarro si mette a nudo in La forza di cambiare, un libro autobiografico ma anche, a sentire il suo autore, terapeutico. Già avevo scritto anni fa, quando durante un periodo abbastanza
dolorosa della mia vita, la separazione da mia moglie, la mamma di mio figlio Eleonora Giorgi, e lì per me scrivere è stato di sollievo. In questo momento che ho ripreso quello che avevo scritto, e ho scritto un po' di più, fino ai giorni nostri praticamente, ne ho sentito il bisogno, non perché io in questo momento sto vivendo un brutto periodo della mia vita, anzi personalmente sono molto contento per quello che mi sta succedendo, quello che sta accadendo a mio figlio, ma perché sono molto angosciato di quello che viviamo, di quello che c'è intorno. Dai fotoromanzi agli amori della sua vita, dalle delusioni al pessimismo che maschera una sensibilità fuori dal comune e un grande amore per la vita. Nel libro c'è un uomo che dietro agli occhi azzurri e ammaliatori è alla perenne ricerca di un senso. Mi sono reso conto, rileggendolo, che ne ho fatte tante di cose nella vita, e anche strane, e me ne sono successe veramente tante, anche perché io non avevo mai considerato, quando mi sono messo a raccontare il mio rapporto con l'amore, con il sesso, ho detto adesso scriviamo e raccontiamo la prima volta. Rileggendo mi sono reso conto che io avevo 13, forse 14 anni, 13 anni e mezzo, infatti il capitolo inizia con io e le mie sorelle più piccole che giochiamo con i soldatini, voglio dire, e la sera mi sono ritrovato, come dire, a perdere la mia verginità con una ragazza di 28 anni. Risposeresti Eleonora? Dico, se tornassi indietro. Assolutamente sì. Eravamo, devo dire, ripensandoci, in una coppia, abbiamo vissuto degli anni veramente meravigliosi. E passiamo al cinema. Esce nelle sale The Tribe, un forte esperimento russo interamente girato con il linguaggio dei segni. Vediamo. Esce nelle sale italiane per la regia di Miroslav Slavospitsky The Tribe, primo esperimento di pellicola girata interamente con il linguaggio dei segni, senza sottotitoli o voice over. Sergei, sordomuto, entra in un collegio speciale per ragazzi come lui e deve sottostare ai riti del clan di studenti che lo governa, imponendo i suoi traffici e gestendo un giro di prostituzione tra le studentesse. Sergei pian piano riesce a guadagnarsi il rispetto del gruppo, ma si innamora della giovane Anna, un esponente di questo clan, che per sopravvivere vende il suo corpo, anche nella speranza di lasciare presto l'Ucraina. Sergei deve allora rompere le leggi di questa gerarchia senza pietà. L'autore di questa settimana è Francesco Leto, che nel suo Il cielo resta quello racconta il mare di Bagnara Calabra da cui proviene, e tra i suoi protagonisti compare anche Mia Martini. Ma questo è un romanzo ambientato a Bagnara Calabra ed è un romanzo che ho scritto volendo raccontare chi sono io, da dove vengo, ed è sì un romanzo sull'appartenenza, ma un'appartenenza declinata in maniera forse diversa, perché io appartengo ad un mare, che è quello della Calabria, ma non appartengo a nessuna terra, per cui volevo che questo romanzo raccontasse soprattutto il rapporto che i personaggi hanno con il mare. E tra i vari personaggi di questo romanzo, che è un romanzo corale, per cui vi è un intreccio di storie e di vicende, c'è anche Mimì Bertè, cioè Mia Martini, poi per tutti, no? È strano che questo romanzo poi abbia avuto la fortuna, o comunque il caso ha voluto che uscisse proprio per ricordarla dopo 20 anni. E io sono molto felice di questo, perché raccontare un'artista straordinaria e inserire la sua storia all'interno di una storia principale, che è quella di Maria, è stato per me molto importante, perché poi i personaggi cosiddetti minori danno forza alla protagonista in questo caso. Non esistono, secondo me, delle storie più importanti di altre. È un romanzo corale, ogni storia ha la sua importanza. Io racconto i vinti, racconto, cioè, parlo della Scalogna in senso biblico, degli eventi più grandi di noi contro i quali non possiamo fare nulla. E ho inserito la storia di Mimì Bertè perché lei per prima ha subito, no, la crudeltà di certi eventi contro i quali purtroppo non ha potuto fare nulla. Certo, la fortuna di un artista è quella di essere poi immortale, di durare nel tempo, e penso che lei lo sia. Restiamo in tema di libri per dare, come ogni settimana, uno sguardo alle novità in libreria.
Francesco Bianconi, leader dei Baustel, torna sugli scaffali con La resurrezione della carne. Aspirante poeta, Ivan è diventato famoso per aver scritto l'omonimo libro, una serie TV sugli zombie, ma la sua vita non è proprio così semplice. Per un genitore non è sempre facile capire il proprio bambino né sapere come sostenere al meglio lo sviluppo nelle prime fasi di crescita. Lynn Murray scrive Le prime relazioni di un bambino. Considerata per secoli come un cibo povero, è diventato un alimento irrinunciabile nelle cucine di tutto il mondo. Alice o acciuga è il libro di Irene Rizzoli che racconta l'acciuga con tutte le sue curiosità e i suoi sapori. Ed ora passiamo ai principali appuntamenti con il teatro e la musica. Fino al 31 di maggio in scena al Teatro Trastevere di Roma Le voci di Gio, un testo scritto e diretto da Edoardo Ricciardelli ed interpretato da Maria Teresa Pascale che racconta la storia di Giovanna d'Arco. Manu Chao La Ventura torna a calcare i palchi europei, confermato sabato 20 giugno in live nella splendida cornice naturale del Parco di Monza all'interno dell'Autodromo Nazionale. Ed ora vediamo alcuni dei principali appuntamenti culturali della settimana. A Palazzo Reale di Milano la mostra Natura Idea in occasione di Expo 2015 presenta dal 31 luglio al gennaio 2016 attraverso più di 200 opere di arte greca, magnogreca e romana un aspetto poco noto del mondo classico, la rappresentazione della natura nei suoi vari aspetti. Una grande retrospettiva dedicata ad Art Kane a 20 anni dalla sua scomparsa e nel 90° della sua nascita presenta per la prima volta in Italia un centinaio di fotografie classiche e inedite. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento come sempre per la prossima settimana. Vi ricordo che se volete rivedere i nostri servizi potete farlo andando sul sito adncronos.com e cliccando alla sezione Multimedia Musa TV. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.